Per quanto riguarda l'extra profitti delle banche, come sapete è una misura che era stata già realizzata e tuttora in vigore in Spagna da parte di un governo socialista, non è né una misura socialista né una misura di destra, è una misura equa rispetto al fatto che con l'aumento dei tassi della BCE le banche, come voi sapete, hanno subito aumentato parimenti, subito, i tassi per i dei mutui variabili e comunque i tassi alle famiglie e alle imprese, senza aumentare in pari misura, anzi non aumentando del tutto, quello che riceve il risparmiatore italiano, la remunerazione del risparmio. Quindi si è creata una condizione di divario. Una famiglia italiana che aveva risparmiato, magari per pagare con il proprio risparmio il proprio mutuo, ha visto il proprio mutuo salire alle stelle e la remunerazione sul risparmio rimane bassissima, vicino allo zero. Capite bene che questa è stata una misura giusta. Poi c'è il confronto col sistema bancario, c'è il confronto in Parlamento, come tutto ovviamente tutto si può migliorare, ma non abbiamo intenzione di fare altro perché non ci sono altri settori in questo momento in cui c'è questa così evidente divaricazione.